Ragazzi, buongiorno. Oggi ci occuperemo del principio di lettura del micrometro, di un micrometro centesimale a vite. Questo micrometro, rappresentato qui in figura, ha 100 suddivisioni sul tamburo graduato. Questo sta a indicare che il passo della vite micrometrica di questo micrometro è di 1 mm. I micrometri, comunque, che abbiano 100 suddivisioni o ne abbiano 50, presentano due graduazioni, 1 e 2, una posta sulla controbussola e l'altra posta sul tamburo graduato. Queste due graduazioni per la lettura contemporanea ci permettono di rilevare i millimetri e i centesimi di millimetro. Questa scala viene completamente coperta quando l'inguidine fissa e l'asta mobile sono a contatto. Quindi, solo in questo caso, il tamburo graduato copre tutte le tacche poste sulla controbussola. I millimetri si leggono sulla graduazione lineare posta sulla controbussola. Invece, i centesimi di millimetro si leggono sul tamburo graduato. I centesimi di millimetro si leggono sul tamburo graduato in corrispondenza, un attimo che ingrandisco, in corrispondenza della linea di fede o linea di riferimento, questa qui, posta sulla controbussola. Proviamo a leggere, ad esempio, la lettura dell'apertura di questo micrometro. Come vedete, il tamburo graduato, o meglio, il lembo conico del tamburo graduato, scopre 5 tacche sulla controbussola. E in più la tacca perfettamente allineata con la linea di fede è la 78esima. Di conseguenza, andremo a scrivere sulla misura rilevata 5,78 mm. Quindi misura rilevata 5,78. Facciamo un altro esempio, anzi abbiamo su questo foglio ho diversi esempi, quindi possiamo esercitarci. Allora, misura rilevata su quest'altro esempio, ricordiamo come si legge, rifacciamo un piccolo ripasso. Il tamburo graduato scopre, come vedete, la 19ª tacca sulla controbussola e la tacca allineata con la linea di fede è la 16ª. Quindi andremo a scrivere come lettura rilevata 19,16. In quest'altro esempio la misura rilevata è di 16,14. Esempio successivo. Misura rilevata 26,27 mm. Andiamo sulla riga successiva. Misura rilevata 23, in questo caso è 23,04. Quindi non so se riuscite a notarlo, ma la tacca del 23 è scoperta dal tamburo graduato, quindi il lembo scopre, anche se di poco, la tacca del 23 sulla controbussola. Quindi in più la tacca in corrispondenza allineata con la linea di fede sul tamburo graduato è la quarta. Non andremo a scrivere 23,4 mm, stiamo attenti, ma 23,04. Esempio successivo.
sono riuscito. Allora, esempio successivo. Lettura rilevata 16, o meglio, scusate, 15,41. Quindi è facile sbagliare, stiamo attenti. Esempio successivo, 4,47 mm. Prossimo esempio. Lettura rilevata 24,52 mm. Vi do il tempo di verificare. Successivo esempio. Misura rilevata 15,11 mm. Esempio successivo 19,38. Quindi 19,38. Andiamo sulla riga successiva. Misura rilevata 23,79. Questa è l'ultima riga, quindi ci rimangono altri due esempi. Misura rilevata 27,03, vi ricordo non 3. Misura rilevata, quindi 27,03 mm. Ultimo esempio di lettura di oggi, 22,45. Spero di essere stato utile e poi magari pubblicherò altri esempi di lettura del micrometro centesimale, chiaramente anche con le 50 suddivisioni, quindi con il passo della vite micrometrica non più di un millimetro, ma di 0,5. Grazie, alla prossima.